One Podcast. Sto rimanendo davvero stupito dalla quantità enorme di miti che riguardano i cani. E oggi trattiamo un cliché visto e stravisto ovunque. Ovviamente anche nei soliti film e cartoni animati che menzioniamo sempre, ma che, indovinate un po', hanno raccontato un sacco di balle. Io sono Francesco Martinetti. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che gli ossi possono tranquillamente essere dati ai cani. Ma innanzitutto partiamo con una questione puramente linguistica, perché io, anche solo per scrivere la parte dopo il non è vero, ho dovuto cercare di capire se era giusto dire ossi o dire ossa. È più facile del previsto, cito tre cani. Infatti siamo in tema. Bella questa, potete uscire tutti da questa stanza immediatamente. Bella questa, insomma. Allora, la parola osso, cari amici, ha due plurali diversi, ok, che rispondono a sfumature di significato diverse. Il femminile ossa è usato per indicare l'insieme dell'ossatura umana o di una sua parte, quindi le ossa della gamba, ok? Dimmi tre ossa del... No, lasciamo stare. Il maschile ossi si riferisce invece a quegli animali, cioè quindi ossi di seppia, per dire, oppure, e qui attenzione, ai singoli elementi considerati separatamente. Quindi, per esempio, dire che l'ulna e il femore sono due ossi non è sbagliato, perché sono di parti diverse del corpo, okay? Fatta questa digressione, o come dice sempre Amy, questo excursus, possiamo partire parlando a questo punto di ossi, ok? Quindi è giusto dire ossi. Ok, allora, grazie per tutta questa spiegazione che ci hai fatto dietro. Era cosa? Solo per fare la battuta su tre cani, cioè, il resto. No, anche perché non lo userò. No, non dirò assolutamente ossi, è orribile. Non mi metterò contro la Treccani, certo, però in questa puntata non userò ossi. Sappilo. Ok, va bene. Sallo, sallo, se lo sai, sallo. Esatto. E quindi un avviso per tutti voi che avete un cane a casa. Lo so che siete siamo cresciuti con l'idea che il cane va associato all'osso, sì, cioè il cane e osso vanno insieme. Quando impari la C a scuola, cioè il, c'è cane con l'osso, come il topo col formaggio, e anche quella è sbagliata. Esattamente. E quindi niente, non è così. Non è così. Infatti, nonostante i cani amino masticarle, in realtà sono un po' pericolose. Allora, ora vi faccio un breve elenco, che tra l'altro è fornito dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che ci dice che, allora, intanto essendo molto dure, possono intanto danneggiare i denti, ovviamente. Nel caso in cui non vengano danneggiati i denti, ma siano le ossa ad avere la peggio, venendo spezzate, diciamo che hanno questi bordi molto affilati molto spesso, quindi potrebbero andare a causare delle ferite magari sulla lingua oppure nelle guance oppure nel palato, che potrebbero poi essere diciamo la porta d'ingresso per delle infezioni anche. Certo, chiaro, vanno a praticamente lacerare delle piccolissime parti di lingua, palato, comunque i bordi possono tagliare delle parti interne fondamentalmente. Esatto, ma non finisce qua, perché poi se quel pezzo di osso viene inghiottito, questi bordi taglienti possono andare anche a provocare delle lesioni, non lo so, allo stomaco o all'intestino. Ma certo. E se queste lesioni sono particolarmente grandi, potrebbero addirittura fare in modo che fuoriesca il contenuto sia dello stomaco che dell'intestino, andando a provocare una peritonite, che è un'infezione dell'addome che potrebbe portare anche alla morte. Diciamo che questo forse è un po' estremo, però comunque il rischio c'è, quindi va detto. Quindi è di fatto un qualcosa che noi sappiamo da tradizione secolare, ma che in realtà non è assolutamente... Lo sappiamo, penso, più che altro perché è un avanzo, e quindi dice vabbè, certo, per non buttarlo, almeno il cane ci gioca, ci mangia. Certo, cioè non è la pelle del pesce, cioè esatto, capito. Mentre per quanto riguarda cose diciamo un po' meno gravi, quindi senza andare a parlare di lacerazioni, peritonite, morte, così non siamo così pessimisti. Esatto, diciamo che grandi frammenti ossei possono anche rimanere bloccati nello stomaco, perché appunto non vengono consumati dall'acido gastrico nello stomaco, e quindi questo può provocare vomito cronico oppure irritazione delle mucose dello stomaco. Inoltre, se si blocca nell'intestino grasso può provocare stitichezza, se si blocca nell'intestino tenue addirittura servirà una rimozione chirurgica. Quindi diciamo che non fatelo. Esatto. Tra le altre cose, le ossa crude favoriscono la contaminazione con agenti patogeni. Quindi, non so, Escherichia coli, salmonella, tutte cose che abbiamo già citato in precedenti puntate di Miti da sfatare, e questi agenti patogeni sono un rischio. È vero per i cani, ma anche per chi vive con i cani. Per noi, magari, che ci viviamo a casa insieme.
cioè soprattutto bambini, anziani e individui immunocompromessi. Per scongiurare a questo punto qualunque problema alla base, ci sono in caso degli ossi masticativi, quelli che sono stati creati apposta per favorire la masticazione, sì, e consentire tra l'altro anche la pulizia dei denti del cane. Ma invece, sempre rimanendo in tema di cose che masticano i cani, approfittiamo di questa puntata per parlare di un altro oggetto amatissimo dai cani di tutto il mondo, e cioè le palline. Le mie scarpe. No. Okay. Le palline da tennis. Non so, per chi ce li ha in casa, o da padel. E praticamente che cosa succede fondamentalmente con la pallina da tennis? A un certo punto avevamo anche fatto una piccolissima digressione sulle palline da tennis, proprio dicendo che i cani le vedono benissimo per via del loro colore, che si chiama giallo ottico. Sono fatte apposta appunto per essere distinte benissimo, in primis ovviamente per i giocatori di tennis, ma in realtà era molto importante per i telespettatori, perché con l'avvento della TV a colori era necessario cambiare il colore da bianco a qualcosa che si vedesse, e indirettamente ne hanno beneficiato i cani, perché loro il giallo lo vedono benissimo e quindi sono proprio super appassionati di palline da tennis, di quel giallo sparaflescioso che hanno. Super appassionati di tennis. Anche, assolutamente. E però c'è un ma in tutta questa storia, nel senso che ok, le vedono benissimo, ma per i denti sono veramente pessime, perché banalmente, molto semplice, sono state create per essere colpite da una racchetta e non per essere morse da qualcuno. Cioè chi le ha create semplicemente non si è preoccupato di farle con un materiale che ai denti dei cani non risultasse praticamente carta vetrata, ok? In particolare a fare attrito è il feltro sulla superficie della pallina, che può appunto causare l'usura dello smalto dentale e addirittura provocare lacerazioni o fratture. Quindi anche in questo caso, come gli ossi o le ossa, chiamatelo un po' come volete, meglio la versione in gomma, ok? Non saranno le palline da tennis originali utilizzate da Sinner o da Nadal o da Alcaraz in partita, però almeno non gli spaccano i denti, esattamente appunto come gli ossi. Bene, quindi noi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che gli ossi possono tranquillamente essere dati ai cani. Quindi ho vinto. Hai vinto solo nel finale. Comunque lo stesso vale anche per le palline da tennis. Tutti cliché dei film. Cioè sì. Meglio sempre optare per la versione di gomma. E noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao. Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.